Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di essere in collegamento con il dottor Leonardo Agueci, già procuratore aggiunto di Palermo, in pensione dal giugno 2017 dopo più di 40 anni di carriera, iniziati nel 1976, prima come PM alla Procura di Monza, poi ha lavorato a Roma e nel 92, subito dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, ha chiesto di essere trasferito a Palermo. Buongiorno, dottor Agueci, grazie per la disponibilità. Grazie Allora, a lei, buongiorno. lei ha dichiarato di aver fatto richiesta di trasferimento a Palermo dopo le stragi del 92 per dare una mano ai colleghi oberati di lavoro. Ecco, ci ricorda proprio quel periodo in cui decide di trasferirsi a Palermo? Sì, è qualcosa che mi è capitato più volte di raccontare. Io il 23 maggio del 92 ero a Milano, per ragioni mie, ero per ragioni personali. E chiaramente nel pomeriggio mi avvertirono che era successo qualcosa a Palermo. Mi sono piazzato davanti al televisore, come tutti, e ho vissuto le prime immagini di quello che è avvenuto con profondo dolore, con profonda impressione, come tutti. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e ha girato queste scene, scene drammatiche, scene da guerra. Avviene che io quella sera avevo un appuntamento a cena con alcuni miei colleghi milanesi o che comunque vivevano a Milano, con cui appunto dovevamo vederci, colleghi che peraltro non erano persone particolarmente lontane dalle problematiche della giustizia, diciamo anche se vogliamo, persone che appartenevano all'area, diciamo, progressista della magistratura. Ora, ovviamente, in quella cena si è parlato di quanto era avvenuto e mi colpì e mi addolorò profondamente che da parte appunto della quasi totalità dei presenti, che erano persone che appunto per quello che ho detto prima ritenevo particolarmente sensibili alle problematiche, alle difficoltà del mondo della giustizia, vi fosse una sorta di presa di distacco da quella vicenda, da quanto era successo. Nel senso che l'osservazione prevalente era qualcosa che, intanto, sono fatti che riguardano solo la Sicilia. La Sicilia è una realtà a parte, lasciamola gestire, sbrigare a loro. E questa è una cosa che, ripeto, mi addolorò profondamente, tenendo anche conto, come dicevo, delle persone da cui proveniva. E mi addolorò da siciliano. E ricordo, io sono tornato a casa dopo questa cena con un senso di profonda mortificazione. E siccome io da siciliano in realtà non avevo fino allora mai lavorato in Sicilia, anche se ogni tanto mi era venuto in mente il desiderio di farmi trasferire lì, ma poi per varie ragioni avevo lasciato perdere, ho pensato, cioè, è mai possibile che io, che pure reagisco in modo così forte rispetto a queste osservazioni mortificanti che venivano da altri, non posso fare niente? E così sono andato via con questa considerazione. Avvenne che dopo alcuni giorni mi telefono dal CSM, dal Consiglio Superiore, e mi dicono che c'era la possibilità di venire in applicazione. Applicazione significa trasferimento temporaneo per alcuni mesi in Sicilia, a Palermo, giusto per dare una mano in quel contesto particolarmente difficile. Ovviamente io, così, anche in considerazione di quello stato d'animo con cui mi trovo, ho accettato senza neanche lasciare finire la proposta. Io e altri colleghi, pure che da Roma, vennero con me, ma io ero l'unico siciliano di quel gruppo. Che contesto ha trovato nel Tribunale di Palermo? Sono arrivato a Palermo il 15 luglio del 92, 4 giorni dopo c'è stata Via D'Amelio. Ho appena fatto in tempo a incontrare Paolo Borsellino, che ci salutò quando ci dette il benvenuto. E ricordo, noi, mi pare che quel giorno, a parte che era 15 luglio, era il giorno del festino, quindi la procura era semideserta, ma a
Ricordo, era mi pare un giovedì, credo, un venerdì, forse un giovedì però. E Paolo Borsellino ci salutò dicendo, dice, benvenuti, benvenuti tra noi, io non posso trattenermi perché sto per partire, ho degli impegni di lavoro. Poi si seppe che era per interrogare Gaspare Mutolo. Però io tornerò a fine settimana, ci vediamo lunedì e organizziamo il vostro lavoro. Lunedì sarebbe stato il 20 luglio, un incontro che, come sappiamo bene, non ci fu mai. Per cui quando poi ci siamo trovati poi al di fronte a quanto è avvenuto il 19, ricordo ancora il 19 sera, io mi sono recato proprio in ufficio, ho trovato tantissimi colleghi lì con uno stato d'animo di profondo abbattimento, la situazione prevalente era, dice, ma ora che facciamo dopo quello che era già successo prima? C'è di fronte a quest'altro evento terribile, c'è una sensazione di profondo smarrimento, ma anche già nasceva un atteggiamento di reazione a tutto questo. E infatti poi nei giorni successivi vi sarebbe stata la presa di posizione di molti sostituti verso il Procuratore della Repubblica, cose che io peraltro in quel momento non capii fino in fondo, proprio perché ero appena arrivato e non potevo conoscere tutti gli antefatti che poi mi hanno raccontati un momento successivo. Certo, da allora poi è partito un momento di forte reazione a questa azione devastante terroristica da parte della mafia, che portò poi a dei risultati. La cosa che si percepì subito era la presenza di altre articolazioni dello Stato che a quello che mi hanno detto in precedenza erano mancate. Poche volte ho visto poi nei giorni successivi un rapporto di affiatamento tra magistrati, forze di polizia e ambienti politici e amministrativi della città, come ho visto in quel tempo. E poi i risultati sono venuti, è cominciata la stagione dei primi pentiti, da Mutolo a Marchese, fino a poi Pennino e altri, fino ad arrivare poi a Giovanni Brusca. Dopo il suo arresto, stagione che è stata poi determinante nell'invertire la rotta nel contrasto alla mafia. No, le volevo dire, al momento del suo pensionamento lei ha ricevuto elogi unanimi da parte di tutti. Scarpinato ha dichiarato che lei è custode della legalità costituzionale. Lei ha risposto che ha cercato solo di fare il suo dovere e che forse quelle parole non erano rivolte a lei. Però dico, cioè, che alcune volte non è riuscito a fare quello che voleva fare. Ecco, che cosa non è riuscito a fare e che cosa invece avrebbe dovuto fare in questo periodo in cui è stato a Palermo, nel Tribunale di Palermo? Ah, guardi, lo dico subito, lo dico proprio ora che è passato qualche anno e magari il tempo ti serve a capire qualcosa, a capire quello che è avvenuto, magari in modo anche più lucido. Che succede? Lì la Procura di Palermo è un ufficio meraviglioso in cui vi sono magistrati fantastici, magistrati che hanno un senso del dovere, una passione del proprio lavoro che è difficilmente riscontrabile. In varie parti d'Italia, io per le mie pregresse esperienze credo di aver avuto modo di conoscere lo stato della magistratura praticamente in tutta Italia. Ecco, quindi a Palermo ci sono magistrati valorosissimi. Purtroppo c'è anche molto un senso spesso di individualismo esasperato, che già preesisteva al mio arrivo, che in qualche volta è rimasto, che ha fatto sì che spesso le energie dei singoli, anziché unirsi e associarsi, fare squadra in senso più ampio e quindi potenziare l'importanza e i risultati, l'efficacia del proprio lavoro, si finiva invece per far prevalere degli antagonismi fra l'uno e l'altro sostituto, l'uno e l'altro gruppo, che alla fine hanno fatto male o comunque hanno in qualche modo condizionato l'attività dell'intera procura. Uno dei compiti del procuratore aggiunto è proprio questo di evitare, è proprio quello di evitare tutto questo, di realizzare invece un maggiore coordinamento, affiatamento e intervenire dove c'erano delle situazioni di contrasto che rischiavano di incidere sul lavoro di tutti. Io ci ho provato, qualche volta ci sono riuscito,
forse avrei potuto fare di più. Ma questo è Infatti stato sicuramente lei derivato dichiara, dalle mie carenze, probabilmente. lei una delle tante dichiarazioni che lei ha fatto è questa: dobbiamo lavorare con compattezza, l'azione antimafia deve essere corale. Ma io le chiedo, ma oggi la procura è compatta? Guardandola dall'esterno, penso sicuramente più che ai miei tempi. Posso dire certamente che alcune situazioni pesanti di contrasto che ci sono, tra l'altro, che hanno anche costituito oggetto anche di indagini da parte del CSM, sulla stampa all'epoca se ne parlò parecchio. Oggi, in questi anni, non ci sono più. Sicuramente c'è stato questo merito della dirigenza attuale, che peraltro ormai si è conclusa, della Procura, sicuramente si è raggiunto un livello di compattezza molto maggiore. Senta, le viene riconosciuta una grande capacità professionale e un alto profilo umano, denso di cortesia e rispetto. Però in effetti chi è stato Leonardo Aguaci e chi è Leonardo Aguaci? Quello io non credo che tocchi a me dirlo, tra l'altro io comunque sentire queste espressioni mi lusingano sicuramente, penso siano anche abbastanza esagerato. Ecco, io una cosa mi sono sforzato di fare. Fare il magistrato è un'attività estremamente importante e delicata. Il magistrato, qualunque ruolo eserciti, ha un potere e quindi delle responsabilità molto forti, perché l'incidenza di un provvedimento giudiziario nella vita degli altri è molto forte. Quando noi mettiamo una firma o prepariamo un provvedimento, normalmente non ci rendiamo conto fino in fondo delle conseguenze che questo provvedimento, anche il più semplice, il più banale, ha su chi lo riceve. È qualcosa, ecco, io da pensionato ho avuto forse modo di rendermene conto ancora di più di tutto questo. Ecco, io quello che ho cercato di fare nel corso della mia carriera, intanto di maturare il senso di responsabilità che discendeva da questa considerazione che ho appena fatto, ma poi quella di fare sì, di cercare di allontanare per quanto più possibile la funzione del magistrato da quella del potere e invece collegarla a quella del servizio, cioè di un'attività che deve essere fatta con determinati criteri, con un senso di, con il senso di massima rispetto e considerazione per i diritti dei singoli, per i diritti di libertà, il diritto alla tutela dei propri beni, della propria dignità professionale, personale. E tante volte mi sono accorto che il modo in cui viene esercitata concretamente la giustizia non è conforme al miglior rispetto di questi valori. E io in questo, quando ho potuto, per quanto mi è stato possibile, ho cercato di tenerlo presente. Qualche volta ci sono riuscito, forse qualche volta e qualche altra volta meno. Nelle varie celebrazioni, lei come ricorda le vittime di mafia? Ricordo, io intanto vi sono alcune, quelle che ho conosciuto, e altre che sono state soltanto dei nomi o delle figure simboliche. Per quelli che ho conosciuto, io ho sempre cercato di valorizzare il profilo umano. E il fatto che loro, ecco, che ne, io credo che nessun magistrato caduto per la mafia, anche le persone che forse sapevano già, come Falcone Borsellino, che quello era il loro destino, sono mai nate eroi. Proprio Giovanni Falcone, prima di tutto, è uno che amava la vita terribilmente, che lo ha manifestato in tante occasioni, in qualcuna, io ne sono stato anche partecipe. Testimone, lo stesso con la Borsellino. Però hanno voluto fare fino in fondo il proprio dovere, incuranti delle conseguenze possibili. Quindi questo aspetto umano, quindi che avvicinava le vittime della mafia alla gente comune, credo che la cosa che sia più importante, perché per fare capire che si trattava appunto di uomini come tutti gli altri. E questo vale ovviamente non solo per i magistrati, ma anche per le altre vittime, a maggior ragione per quelle che sono cadute proprio per difendere il rispetto di se stessi. Tanti cittadini, tanti imprenditori che sappiamo che sono morte ingiustamente per effetto dell'azione mafiosa. Io, Senta, se lei posso dire, sì. io ho avuto modo da ragazzino
Non so se lei ha presente, proprio in questi giorni c'è stato l'anniversario, un allevatore di Partinico che si chiamava Vincenzo Giuseppe La Franca. Questa Sì. persona era prima di dedicarsi alla propria attività, era un funzionario di banca. E lui cadde per non aver voluto sottostare alle prepotenze dei boss mafiosi di Partinico. Io, quando era funzionario di banca, ebbi modo di conoscerla questa persona perché era molto amico di mio padre. E mio padre, quando ero ragazzino, mi mandava spesso in banca, alla filiale vicino a casa nostra, per delle operazioni bancarie. E mi diceva di rivolgermi sempre a questa persona, che era un suo amico. E mi ricordo la cortesia, il garbo di questa persona, l'esatto contrario dell'eroe con la spada fiammeggiante. E pensare che un uomo così mite, così gentile, abbia avuto il coraggio di dire no di fronte a una pistola puntata contro lui, perché così è stata la sua uccisione, è qualcosa di commovente. Senta, lei è attualmente presidente della Fondazione Progetto Legalità per Paolo Borsellino e tutte le vittime della mafia. Io le volevo chiedere, non è una polemica la mia, io parlo sempre spero di parlare sempre in positivo. Dico, qual è il senso adesso di tutte queste associazioni antimafiose? Non sarebbe il caso che si riunissero in un unico movimento per, tra l'altro, approvare un regolamento unico per consentire più trasparenza? È più efficace nella lotta contro la mafia e nello stesso tempo ciò non eliminerebbe quelle differenze che si fanno tra vittime che ci sono purtroppo, tra vittime di serie A, di serie B e di serie C. Assolutamente sì, la sua osservazione è assolutamente pertinente. Per quello che riguarda la mia attività, io sono inserito in due o tre di queste organizzazioni, e lo sforzo che facciamo è quello di cercare, appunto, di quantomeno di portare avanti un'azione comune. Non c'è dubbio. Le dico subito con estrema franchezza: quello che sarebbe necessario è maggiore chiarezza, omogeneità e magari anche trasparenza nell'erogazione dei contributi a queste associazioni, perché ovviamente lì i contributi vengono erogati con modalità e anche ammontari diversi, a secondo anche i programmi, i progetti che vengono presentati, magari anche i nomi dell'associazione. E questo probabilmente è l'ostacolo a quella esigenza molto corretta di unificazione da parte di tutto questo. Se vi fosse una maggiore, voglio dire, forse la parola è grossa, trasparenza e oggettività di gestione di questi contributi, sicuramente sarebbe un passo avanti. Senta, lei è stato nominato da qualche anno componente dell'organismo indipendente di valutazione dell'Autorità del Mare di Sicilia Occidentale, e quale esperto per la trasparenza, la prevenzione della corruzione, secondo le linee guide ministeriali. Noi sappiamo che ci sono circa 200 milioni, forse più, da spendere per il porto di Palermo. Ecco, come pensa di prevenire fenomeni, diciamo, di infiltrazioni e come pensa di appunto consentire la regolarità di tutti gli appalti. Questo è un aspetto molto interessante ed attuale, questo di cui mi parlo, perché io mi sono trovato a far parte, ho avuto modo di conoscere, e poi si è stabilito un rapporto di, posso dire, di amicizia e di collaborazione personale molto forte con il presidente Pasqualino Monti, presidente dell'autorità portuale, che è persona che sulla cui correttezza e onestà mi sento di mettere, come se non una mano, ma tutte e due sul fuoco. Ora, certo, la gestione dell'autorità portuale si è caratterizzata da una serie di iniziative di riqualificazione del porto e delle aree circostanti molto forti. Già alcuni effetti si vedono, già alcune realizzazioni già sono state effettuate. Questo vale non solo per Palermo, ma anche per altre strutture portuali che rientrano nella stessa competenza: Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese in particolare. E già si vedono i risultati, ma ci sono delle opere in corso che dovrebbero cambiare radicalmente il volto del prospetto a mare della nostra città. Lei pensi soltanto che se le è presente la cala e il porto, in particolare il molo Sammuzzo, che è la propaggine all'estrema destra del porto.
c'è un progetto di restituire alla città tutta l'area che unisce queste due zone che ho appena individuato, creando un ritorno a un lungomare nella disponibilità di tutta la città che appunto unisca la cala al porto. E c'è nella zona, diciamo, che è al di là dell'attuale Castellammare. È già un progetto ambiziosissimo che comporta opere già in corso di realizzazione e altre che ne saranno avviate. Tutto questo comporta investimenti, investimenti cospicui. Ora è chiaro, e lo sappiamo, è un'esperienza che abbiamo fatto tutti nei rispettivi ruoli, che dove ci sono erogazioni di risorse finanziarie, specialmente in questa misura, la mafia, il malaffare di ogni genere, tende sempre a entrarci, a metterci il naso e a metterci le mani. Quindi i rischi ci sono, la necessità di intervenire in modo efficace rispetto a questi pericoli ci sono. Ora, che succede? Che negli ultimi anni la legislazione antimafia si è dotata, legata anche all'attività dell'ANAC, si è dotata di una serie di strumenti amministrativi molto articolati, appunto gli organismi di valutazione, di vigilanza a cui le accennavo ne sono una delle prove. E da alcuni tempi per iniziativa delle prefetture o anche degli altri enti locali della stessa regione siciliana vengono predisposti dei protocolli che dovrebbero regolare le attività di appalto in modo molto più trasparente e oggettivo, e quindi questo è già un dato per qualche modo allontanare il rischio di infiltrazioni mafiose. Qual è il problema ora? È quello di che far sì che questi protocolli che sono scritti sulla carta diventino operativi, funzionino effettivamente. E questo è il compito al quale io sono stato chiamato a collaborare. E le storie di pochi giorni fa, che è in corso di realizzazione proprio tra la prefettura e l'autorità portuale, e anche il presidente dell'autorità portuale, quale commissario delle opere, delle opere che riguardano il fronte immediatamente esterno al porto di Palermo, è in elaborazione un protocollo molto più articolato rispetto a quelli precedenti, che prevede la realizzazione anche di un apparato di raccolta dei dati, una piattaforma di raccolta ed elaborazione di tutta una serie di dati che dovrebbero fare un notevole passo avanti sul piano della trasparenza. Ora lei mi può dire che queste cose sono state dette tante volte, poi però nella pratica non hanno dato i risultati sperati. Ora questo l'impegno è far sì che tutte, che non rimangano questi documenti non rimangano sulla carta, ma si possa dire da ora a un tot periodo di tempo in cui saremo chiamati a verificarli che i risultati ci sono anche stati. No, speriamo tutto perché la città di Palermo aspetta Lo risposte richiedo. Io certe. posso, lei penso ricorderà che una volta c'era, è un episodio che racconto sempre, anni fa c'era il certificato antimafia. Qualsiasi attività economica in Sicilia richiedeva del certificato antimafia, addirittura pure ai ragazzini, ai minorenni si richiedeva il certificato antimafia, che era però qualcosa che si è ridotta a un documento che aveva un carattere eminentemente formale e burocratico. Tant'è vero che poi, quando poi sono state fatte le indagini e sono stati poi individuati e arrestati tanti esponenti mafiosi, erano degli imprenditori, erano tutti regolarmente in possesso del certificato antimafia. E poi in realtà la loro attività era di senso contrario. Senta, Quindi spesso ci stiamo avviando si alla ricorre, conclusione. Sì. sì, quindi spesso si ricorre nella burocrazia, nel mettere le carte a posto in questi casi. Senta, L'impegno è che non siano solo carte. le volevo chiedere, dopo il caso Palamara, conosciuto ormai da tutto il mondo, qual è lo stato della giustizia in Italia? O perlomeno, cosa ne pensa lei? Il problema è che lo stato della giustizia non è certamente dei migliori, perché il caso Palamara è stato pesante soprattutto per gli effetti mediatici che ha avuto. Il fenomeno che la gestione delle nomine all'interno della magistratura fosse regolata da accordi sottobanco
da accordi fra gruppi di potere, perché tra le diventate le correnti, è un fenomeno che non nasce ora. Io posso produrre dei documenti, degli articoli, dei volumi scritti addirittura fin dagli anni Ottanta, in cui certe cose si denunziavano. Io sono stato appunto a lungo frequentatore delle mailing list di magistrati, dove certi fatti di malcostume venivano denunziati da tempo. E la magistratura non è stata in grado, per ragioni che è lungo, che non abbiamo qui certamente il tempo di descrivere, di contrastare, di produrre, ecco, degli anticorpi, per usare la terminologia attualmente di moda, che si opponessero all'espandersi di questo contagio infettivo. E devo dire della verità, l'attività riformatrice da parte del legislatore non sempre è venuta in aiuto. L'ultimo sistema elettorale per l'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, perché è lì nel Consiglio Superiore della Magistratura che risiede poi il cuore del problema e quindi delle deviazioni che vi sono state. L'ultima modifica del sistema elettorale ha accentuato ancora di più il peso e l'importanza e il condizionamento dei gruppi di potere rispetto a prima. Quindi è chiaro che il legislatore deve intervenire facendo tesoro dell'esperienza negativa che quest'ultima vicenda ha portato. La magistratura ha il dovere, per essere credibile di fronte ai cittadini, di in qualche modo di autoriformarsi. Io registro che vi sono delle spinte in questo senso, forse ancora bisognerebbe fare di più. Tenga conto che il risultato poi di questo discredito poi va a finire poi in capo al singolo giudice, perché i magistrati singoli, che nella enorme maggioranza sono persone di grande valore, di grande coscienza, Si fa di tutta poter l'erba un convivere, fascio poi. sono quelle che poi ne risentono. Ma poi significa che qualsiasi provvedimento giudiziario viene detto, dice, ah, questo è certo, il giudice è condizionato da questo e da questo e da quello. Quindi deve essere interesse del singolo magistrato e creare strumenti che ne aumentino la credibilità esterna. E questo è fondamentale. Se vogliamo, i nostri autori più sensibili, già Leonardo Sciascia, già denunziava in epoca non sospetta già quei rischi del genere, quando Leonardo Sciascia si è occupato spesso di giustizia, e quindi ed era molto sensibile a queste tematiche. Già Dottore, basterebbe rileggere alcune sue pagine per dottore trarne Guisi, ci risultati. dobbiamo fermare perché il tempo a nostra Grazie. disposizione è terminato. Io però spero di averla altre volte in collegamento perché La sviluppare tanti ringrazio. temi così importanti dove bisogna stare sempre allerta, bisogna stare sempre attenti, difficile. Allora, grazie molte e a presto. E grazie a lei per la sua sensibilità di giornalista. Troppo buono, grazie, buona Grazie a giornata. voi.